Che succede? Che succede? Ho giocato tre numeri all'otto. 25, 60 e 38. E allora? E allora ho vinto! Ho vinto, caro maresciallo! E lo sa che succede? Me lo dica lei. Succede che aprirò il più grande locale di tutta la zona. E questa dolce, saceratamente brava ragazza, questo garofaletto di fanciulla e il suo violista, si intende, diventeranno famosi. E io non me li posso mica fare così sfuggire, effettivamente. E tutto per via e per merito di questi due bravi ragazzi. Veramente, se c'è un merito è mio, Sì, ce l'ho, se mi spiegassi meglio. È semplice. Questo, come si dice? Questo viscido, questo viscido esemplare, come si può dire? Fedente. Ecco, questo serve, drento il seno, fatto gentiluomo, ha cercato di appropriarsi indebitamente dei denari custoditi drento la mia cassaforte, messi a sua volta da Rosario Spatola, cliente affettuoso del mio hotel. Già, che sarei io. E se permette ora, caro cavaliere, se permettete, io mi riprendo i miei soldini. Vi saluto e vi ringrazio. Non l'ho fatto apposta, giuro. È stato per caso, non, scusate, no. Oh, va bene, ho capito. Tesoruccio! Vieni. Mia piccola dolce Bayadera, vieni, le Maldive ci attendono. All'aeroporto, presto. Guarda, questa è la vera felicità. Allora, che aspettiamo? Va! Come mai tanta fretta, signore, eh? Tranquillo, Spatola. Carmine. E così i quattro rimangono all'hotel felici di avere un lavoro sicuro.